ci piaceva, insomma, renderla qualcosa di più, anche se nei tempi ridotti che abbiamo, quindi ovviamente abbiamo un'oretta, un'oretta quattro di tempo per in qualche modo portare degli stimoli e delle riflessioni. Ecco, questo è il motivo per cui io oggi ci tenevo in particolar modo e ringrazio Eddie che in qualche modo ci siamo confrontati, insomma, anche per organizzarla, ma soprattutto permettetemi di ringraziare Alessandra per la disponibilità, anche perché sei sempre di corsa. Dopo di questo ne hai almeno altri quattro interventi da fare in giro per il mondo e quindi grazie, perché il tempo è prezioso, ma insomma è significativa la tua presenza. Grazie mille. E ci tenevo, dicevo, in particolare perché insomma sul tema delle donne credo che, e anzi qui rappresentate, ce ne sono parecchie e parecchie che come me insomma sì, hanno avuto il coraggio di mettersi disponibili anche in questa prossima campagna elettorale, quindi questo è significativo anche per l'impegno e il ruolo che le donne devono avere nella politica. E dicevo, tra i tanti temi che in queste settimane stiamo trattando, sicuramente molto legati al territorio, c'è un tema per la quale insomma, ci siamo, io in particolare, ma anche il partito locale si è speso, e soprattutto quando sempre alla mia sinistra Alessandra, si è spesa sul tema delle politiche di genere. E su questo insomma io volevo che ci fosse un momento proprio dedicato a questo. Ci sono purtroppo dei dati ancora allarmanti, non solo quelli che riguardano la violenza di genere, che noi tutti sappiamo, noi qui a Chioggia abbiamo anche un centro antiviolenza, il Civico Donna, che continuamente segnala insomma, la richiesta di aiuto e i numeri, ahimè, anche piuttosto pesanti insomma, su quelle che sono poi le violenze anche nel nostro territorio. Però sappiamo anche che all'interno dell'Unione Europea, quindi non a caso poi per dare anche l'input a quello che sarà poi l'argomento molto ben dettagliato da Alessandra, che sono i diritti delle donne, e quanto l'Unione Europea e quindi l'Europa su questo ha posto delle garanzie nel prossimo futuro. Il 33% sono delle donne nel contesto europeo hanno subito violenza sessuale o fisica, e quindi è una donna su tre. Questo è un dato allarmante. Ma non è solo questo il dato sul quale ci piacerebbe, come dire, investire nelle prossime politiche anche locali, sono anche le continue e permanenti disuguaglianze e discriminazioni della donna anche nel mondo del lavoro, nel mondo della formazione. E su questi temi noi non possiamo, come dire, non metterci a confronto, soprattutto se stiamo noi come donne affrontando con, dicevo, con anche coraggio e mettendoci la faccia nelle prossime amministrative, quindi localmente, per portare dei messaggi che siano proprio incisivi sul ruolo della donna in politica, nel mondo civico, nel mondo economico, e quanto, ahimè, nonostante credo negli ultimi anni si sia superato, si sia comunque avuto un progresso in termini appunto anche degli ambiti di lavoro, ma anche, anche riguardo il salario, che ahimè è ancora una grande discriminazione di genere. Nonostante questa evoluzione ci sia, l'Italia rimane comunque un paese, ahimè, piuttosto nella graduatoria, piuttosto lontano. Credo sia, insomma, magari poi Alessandra, su 153 paesi noi siamo al 78esimo posto, quindi sinceramente abbiamo ancora molto da lavorare, ancora molto da investire su questi temi. Anche su quello della formazione, perché noi sappiamo benissimo che anche le donne magari molto spesso scelgono indirizzi e formazioni che sono sempre molto legati agli ambiti di cura, agli ambiti sociali, e molto meno magari sui percorsi di ingegneria piuttosto che di scienza o di ricerca. E anche su questo, quindi, dal nostro punto di vista merita una profonda riflessione e magari anche un profondo investimento come donne ma anche come uomini. Ecco, io ho un immenso piacere di vedere oggi anche la partecipazione maschile, perché il tema della donna e della valorizzazione della figura femminile, della donna nei ruoli che può esercitare, ha significato se in relazione con gli uomini. Non è un problema solo per le donne, l'abbiamo sempre detto, soprattutto poi se andiamo nel grande tema e annoso problema della violenza di genere. Non può essere affrontato se non in relazione con l'uomo, dove c'è una donna che subisce, c'è un uomo che esercita la violenza. Quindi su questo noi siamo fortemente convinte che il lavoro nei prossimi anni dovrà essere proprio nella valorizzazione dei generi, nella possibilità che la donna possa sicuramente avere un ruolo anche incisivo. Ecco, un altro dato, perdonatemi, ma che è fondamentale ed importante,
su una ricerca che è stata fatta sui dati ultimi del 2020, sei filoni di criteri sui quali sono state fatte delle analisi, l'elemento lavoro, tempo, politica, potere, eccetera, il filone del potere è il filone più basso, che era quello legato alla percentuale più bassa, è quello legato al peso specifico che la donna può avere nelle scelte decisionali nell'ambito politico, ma anche nell'ambito economico. E anche questo, anche su questo, secondo me, c'è molto lavoro da fare. E noi tra l'altro siamo qui oggi e in parte vorremmo essere anche a Venezia, perché proprio oggi c'era anche Venezia Manifesta, a supporto, a sostegno, e anche su questo Alessandra poi ci racconta, delle donne afghanistan. Voi avete vissuto insieme a noi, insomma, anche tutto quello che è successo e anche il totalitarismo afghano, come ha in qualche modo pesato proprio sulle donne, e anzi grazie ad Alessandra molte di quelle donne sono riuscite poi a raggiungere anche l'Italia e riuscire a scappare via da quella situazione, ma ahimè ancora tantissime sono prive della loro libertà di pensiero e di femminilità. Quindi su questo, ecco, chiederei infatti poi anche ad Alessandra di raccontarci quello che è stata la sua esperienza e tutto il suo impegno proprio anche su questo fronte. Ecco, io questa è un'introduzione, ripeto, sono molto onorata di avere accanto l'una e di avere accanto anche l'altra, e tra un po' dovrebbe raggiungerci anche la portavoce della Conferenza Democratica Regionale, che è Claudia Longhi. Nello specifico, sia Eddy che Claudia, io ho voluto ci fossero perché il Partito Democratico ha un organismo importante a livello nazionale con Cecilia D'Elia, a livello regionale con Claudia Longhi e a livello provinciale con Eddy Solimo, che è la Conferenza delle Donne Democratiche. Un luogo di scambio, di incontro, un luogo di confronto permanente su quelle che sono le politiche, quindi dire, di valorizzazione della donna e come esercitarle nel miglior modo possibile attraverso un confronto allargato che non sia solo quello del limitato del territorio. Quindi credo sia importante, però poi Eddy, insomma, su questo ne parlerete. Va bene? Allora, io sono emozionatissima perché questo è il mio primo debutto pubblico. Applauso. Nel senso che ieri ero qui, mia figlia si è laureata in biologia marina e con un professore che fa ricerca in Antartide, e quindi c'è questa finestra sul mondo da parte di Chioggia. L'anno scorso ero ospite qui di una carissima amica, perché amo molto Andrea Segre, e sono venuta a seguire il suo controfestival che si chiama Laguna Sud. Però di questo magari ne parleremo in un'altra riunione, nel senso che per me è un inizio, e come portavoce provinciale eletta da pochissimo, chiaramente sarà mio dovere conoscere i territori e relazionarmi con voi, e quindi avrete modo di conoscermi approfonditamente. Sappiate che ho lavorato 23 anni nella scuola dell'infanzia e 20 anni nella scuola primaria, e attualmente sono una pedagogista che tiene corsi per insegnanti e adulti, e poi c'è una parte importantissima della mia vita che riguarda l'arte. Io da 7 anni seguo Monica Rengo, che è una calligrafa di fama internazionale, e chi non la conosce andate a vedere le sue cose su Instagram, perché è una persona molto molto interessante, e attraverso di lei mi si sono aperte delle porte nel mondo dell'arte. E allora, cosa c'entra quello di cui sono appassionata con la politica? C'entra nel senso che abbiamo la passione. Io la mia passione politica ce l'ho da quando ero bambina. Non ho incarichi politici nel partito, non mi interessa. Ho fatto in questi anni la militante di base, e come militante di base ho sofferto, come avete sofferto voi, le varie vicissitudini del Partito Democratico, ma sono rimasta qui. Sono rimasta qui. E se sono rimasta qui è perché credo veramente alla comunità, credo veramente nel lavoro di squadra, credo veramente da femminista nel lavoro delle donne, perché la mia formazione
e anche e soprattutto una formazione di tipo femminista. E quindi mi sono sentita di mettermi in gioco, anche se avrei voluto tantissimo che al posto mio ci fosse una giovane donna, ma in questo momento non è stato possibile per i motivi che vi dirò in una prossima riunione, e mi sono caricata questa cosa, e via Quartapelle mi ha definita una pioniera. Io in questi mesi mi sento un po' in miniera a scavare, perché devo capire le dinamiche, perché devo capire come sono le persone, eccetera. Io credo che le donne che in questo momento sono qui accanto a me sono donne che hanno la passione, e quindi al di là di tutte le critiche che a volte sentiamo al di fuori o anche al di dentro, purtroppo, non ci scalfiscono, perché la passione è più forte. Più mi dicono che la politica è brutta, sporca e cattiva, io sto qui a testimoniare che una politica diversa si può fare. Non a caso la conferenza delle donne è una conferenza aperta non solo alle iscritte al Partito Democratico, ma anche a persone esterne, perché non siano iscritte ad un altro partito, logicamente. E tante donne che non erano più vicine al Partito Democratico si sono avvicinate, mi hanno detto: Eddie, lo facciamo per te. No, gli avevo detto, non è un'altra responsabilità del genere, perché se no, però so che qualcuna che mi sostiene tantissimo, c'è, ecco, posso contare, e spero presto comunque che tra di voi, tra di noi, esca una donna capace di guidare la conferenza delle donne provinciali di Venezia. Non esistevamo più da 6 anni, quindi adesso il fatto di avere un filo diretto, chiamiamolo con Roma, chiamiamolo con Bruxelles, insomma, se ci sono cose che non vanno, io so che posso scrivere ad Alessandra, posso scrivere a Cecilia Deglia, insomma posso portare le nostre istanze a livello nazionale e europeo, partendo da noi, perché l'Europa è qui, non è lì, è qui, siamo noi, rappresentiamo noi l'Europa. Perché sono venuta a questo dibattito? Perché credo in Alessandra e credo in Barbara, cioè io prima di etichette, di appartenenze, credo nelle persone. Quello che mi guida è proprio questo, e quindi per me la passione di Barbara è un esempio. Noi stiamo lavorando adesso insieme per la conferenza. Barbara fa parte dell'esecutivo che ho formato da poco, perché rappresenta Chioggia, e quindi, insomma, scusate se è poco. Io vorrei leggervi, per finire, un discorso che ha fatto Ursula von der Leyen, giusto per agganciarci a te, Alessandra. A troppe di noi è stato detto che dovevamo scegliere tra essere madre e fare carriera. Come madre di 7 figli e come presidente della Commissione europea mi permetto di dissentire, ma conosco gli ostacoli che le donne affrontano. Dobbiamo quindi sforzarci di creare le condizioni giuste affinché tutte le donne possano godere di un accesso paritario al mercato del lavoro. Porterò questo impegno al tavolo dei leader del G20 di ottobre, ma per raggiungere questo obiettivo le donne hanno bisogno del giusto sostegno. Abbiamo bisogno di pagamenti parentali e congedo parentale per padri, madri e padri. Abbiamo bisogno di offrire una maggiore e migliore assistenza all'infanzia, dobbiamo rafforzare l'assistenza agli anziani. Queste politiche richiedono un cambiamento culturale, ma anche risorse adeguate. Grazie. Grazie. Solo una questione organizzativa.